Benvenuto. Chiedo a te? Sì, sono Seth. Ciao, Josh. Piacere di conoscerti. Ho due anelli, li ho comprati da poco. Potresti valutarmeli, per caso? Sono belli. Quanto ti serve? Dammi $5,000. $5,000? Non se ne parla proprio. A che ti servono? Devo pagare l'assicurazione. Ho distrutto la mia, cioè la sua macchina. Gliel'ho sfasciata. Sta cercando di racimolare quanto può. Sì, non sono affari da donna, parlo io, ok? Le ha distrutto la macchina. Lei cercava di aiutarlo e lui l'ha azzittita. È roba da pazzi. Hai visto l'oro? È 18 carati. Sì, noto. Quanto puoi darmi? $900. È ridicolo. Mi dispiace, ma è il massimo. Spiegagli che cos'è. Non dirmi cosa fare, non fiatare, porca puttana. Stanne fuori. Oh. Cosa? E ora che ti prende? Gli ho detto che non deve intromettersi, sono cose da uomini. Quel moccioso è entrato con la fidanzata e a un certo punto ha iniziato a urlare mancandole di rispetto davanti a tutto il negozio. Mi sono fatto i fatti miei perché si vedeva che era Forse dovremmo accettare. Sta zitta, hai capito? Perché non ti dai una calmata? Non provare a fare cosa? Lei sei nel mio negozio mia, e fai quello che ti dico. Te cosa è fare? Chiaro? È la mia ragazza, intesi? Impara a comportarti da uomo. Non sono fatti tuoi, zitto. Sta zitto e non fare lo stronzo con lei. Stronzo, ma chi cazzo credi di essere? Sciacquati la bocca. Brigati, capito? Dammi $5,000. Ora smamma, poppante. Zitto tu, stronzo, vattene. Mi cacci? Eh? Sì, certo. Mi vuoi cacciare? Subito. E chi cazzo sei tu? Da dove cazzo esci? Esci, idiota. Sei un coglione. Bravo, stronzo. Cosa? È ancora piccola. Spero che un giorno apra gli occhi, capisca quanto è cretino e lo molli. Sono un bravo ragazzo. Si è intromesso per qualche cazzo di motivo e ora non so come riparare la macchina che le ho sfasciato. Andiamo, vaffanculo a tutti.